Buonasera a tutti, buonasera a tutti, ciao, ciao a tutti, buonasera, benvenuti al primo dedicato ai nostri clienti migliori. Esatto, guarda, io già c'è un'altra cliente, eccola, Enza, benvenuta Enza. Benvenuta Enza. Benvenuti, quindi questa nuova modalità la porteremo avanti per tutto il 2021 e grazie di essere qua, grazie di partecipare. Sicuramente vi hanno invitato i vari consulenti della zona e dico già che nei prossimi giorni, per chi partecipa a questo corso cucina, vi riceverà un bellissimo regalo per averci dato fiducia e per... Poi sono tantissimi, Sì, siamo esatto. quasi 40. Lore, benvenuta Lorella. Quindi questa sera facciamo tre cotture e partiamo subito. Faremo bollito senza acqua, addirittura l'ho preso congelato, così vediamo anche la scottatura di come si qui. Di più 4. Esatto. Poi facciamo le patate Mezzo, al punto, forno, no? e infine Alla fine faremo dei tagliolini primavera, un po' cinesi, però italiani quei tagliolini. Facciamo la pasta all'uovo fatta stamattina con le uova della mia gallina. oh, fantastico. Allora, partiamo subito con la cottura del polipo. Cosa andiamo a fare? Allora, andiamo a prendere mezzo chilo di polipo proprio congelato, quindi un polipo congelato che trovate in supermercato dove vengono anche il pesce. L'abbiamo congelato proprio apposta perché qui L'audio non è non buono. ho capito. L'audio non è buono. Si sente la voce che va e che viene. Bisogna che dite a tutti di disattivare il microfono e poi c'è l'audio che non è buono. No, sono qua ancora. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Okay. Parlo più lentamente. Allora, andremo a fare il polipo. Come vi dicevo, abbiamo preso mezzo chilo di polipo congelato, così vediamo anche la scongelatura del pesce. Come funziona? È molto semplice, utilizzeremo il nostro navigeno. Il nostro navigeno lo imposteremo con l'aria automatico e come coperchio utilizzeremo il Seco Quick. Seco Quick, basta appoggiarlo, lo togliamo e andiamo a mettere l'aria automatico sotto il nostro navigeno e accendiamo il nostro audio termo. Vengo lì così vi faccio vedere quanti minuti vi do. Allora, per accendere l'audio termo, vedete, clicco sul tasto destro, lui è acceso, ok, gli do 5 minuti. Spero che riusciate a vederlo, 005. Lo vado a posizionare sopra, metto due giri e vado a posizionare sul settore. A questo punto potete notare che sta lampeggiando la luce perché comunicano in tutto. Quindi la nostra piastra navigella si è acceso e il gioco è fatto. Ecco, qual è il vantaggio di utilizzare navigella e Seco Quick insieme? Il vantaggio è il fatto di poter impostare la cottura. Una volta impostata, noi siamo liberi di fare altro. C'è chi può andare al lavoro, c'è chi magari deve fare una doccia, un hobby. La libertà di poter fare ciò che volete. Questo è il grande vantaggio del navigeno. Abbinato a Seco Quick, come vedrete, faremo la cottura del polipo
in 5 minuti ci vuole solitamente mezzo chilo di cuore, anche un'oretta quasi, esatto, noi in 5 minuti andiamo a realizzare. Ecco, se con click ci velocizza bene l'80% di tutte le cotture, potremmo andare a fare un brodo, un ragù, uno scritto. Quindi tutte le cotture che volete. Nel frattempo, cosa vado a fare? Vado a utilizzare per la cottura delle patate invece il nostro arrosto, la griglia. La griglia, ok? L'ho detto sopra, una fonte di calore. In questo caso utilizzo una piastra, ma a casa potete utilizzare il fuoco più grande al massimo. Lo andiamo a scaldare, noi abbiamo già un pochettino scaldato prima la roba. Quando arriva nel settore bistecca, cosa succede? Nel settore bistecca lui ci dice che dobbiamo buttare giù le patate. Le patate ci hanno chiesto se soft o turbo il polipo. Ah, ok. Il polipo a turbo l'abbiamo messo. Si può fare anche a soft, qualche minuto con la scongelatura. Quindi il polipo lo possiamo anche fare con 8 minuti a soft, dipende poi dalla pezzatura e il taglio, nel senso che se è un polipo fresco, ogni 100 grammi un minuto. Esatto, quindi è molto semplice, 100 grammi un minuto, guardate. Quindi se è un chilo 10 minuti. Scaldiamo, si sta scaldando anche il nostro rondo. Cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere giù le patate. Abbiamo precedentemente scaldato per velocizzare due tempi. Una volta che è arrivato al settore bistecca, mettiamo giù le patate e le andiamo a rostire. Ecco, la rondo nasce perché? Perché in casa, spesso e volentieri, quando andiamo a utilizzare le griglie, si fa molto fumo. Abbiamo schizzi, motori, i vestiti anche che vanno a impulsare, così non so dire. No, sostanzialmente cosa succede? Anche quando facciamo una doccia e andiamo a cucinare, spesso e volentieri, i vestiti, i capelli, soprattutto per le signore e quant'altro, cosa succede? Tanto del cibo che stiamo cucinando, e spesso per il barbecue o lo si tiene addirittura fuori, o si usano delle piastre in ghisa o elettriche che purtroppo in casa abbiamo cucinato. Nasce a rondo proprio per questo motivo qua, perché non avete più odori in casa, potete grigliare proprio la classica griglia, la potete fare fiorentine, grigliate, tutte queste colture, in modo tale che non sviluppa il monossido di carbonio. Ma non solo, anche carne, pesce, la classica fiorentina, i gamberoni arrostiti, il salmone, qualsiasi alimento che voi cucinate e usate non solo delle piastre o andiamo fuori in inverno con il freddo perché sta piovendo e ci andiamo qua più, in casa possiamo fare la fiorentina senza bussa e facciamo la fiorentina di 5, 6, 7 centimetri addirittura. Perché il nostro arondo ci permette di cucinare all'interno e all'esterno, lasciare l'alimento sempre croccante all'esterno e cucinare molto all'interno. Ecco la comodità di questa griglia che sempre potete andare a controllare, la cottura, perché diciamo sempre la fiorentina c'è chi non mangia il sangue, quindi poi lo vedremo come noi a dirvi come la preferite. Ognuno la mangia come la vuole. Esatto, quindi tranquillamente lei quando è calda griglia, senza odori, senza fumo, vedere, e vi permette così di andare a cucinare tranquillamente qualsiasi tipo di alimento, d'estate, le melanzane grigliate, sono veramente eccezionali. Nel frattempo, come potete vedere, abbiamo il nostro polipo che si sta cucinando, quindi a turbo 5 minuti,
In automatico. Fantastico, in questo periodo tantissime persone sono in casa e cucinano. Lei ci sta facendo delle grandissime proposte anche di pezzi singoli, batterie, eccetera, proprio per questo motivo qua. Perché? Perché non si può uscire, i ristoranti sono tutti chiusi e noi cuciniamo per voi. Quindi la grande novità è che ora potete scegliere anche voi a casa e se scegliere l'alimento che preferite. Un servizio veramente fantastico, un servizio che nessun altro fa, solo per voi, solo per i nostri clienti più stretti. Ecco, vedete, se qui ora sta chiudendo, quindi sta andando in cottura, un po' di vapore, lo potete andare a controllare sempre sopra il settore, così anche se non siete a casa, lui ci cucina. Perché ci cucina? Perché io potevo anche programmarlo. Cosa vuol dire? Che col nuovo outer, abbiamo realizzato, cosa vi permettiamo di fare? Impostate, che so, questo fuoco magari lo guardate la mattina, lo guardate a due salti, per la sera, perché state anche con le patate. Io scusa, non so se gli altri hanno lo stesso problema, ma io non sento bene, non si sente bene. La voce si abbassa e si alza, non si capisce nulla. Sì, è così. Non sentite? No, cioè si sente la voce, ma continua ad andare giù e su, e quando va giù si perdono le parole, non si sente, non si capisce la frase. Allora, togliere l'auricolare e mettiamo l'audio del telefono. Un attimo, eh? Provo un po' a... Allora... No, lascia tutto così. Ok. Mi sentite? Decisamente meglio. Ce l'abbiamo fatta, ce la faremo. Oh, d'altronde la prima che facciamo. No, no, più che altro lo compagni mobili. Ah, ecco, fantastici. Fantastici. Ci sentite meglio così, quindi? Sì, sì. Ok, scusate. Quindi dicevo, come ho impostato il folico? Lo ripeto così se ci sono stati problemi di audio. Abbiamo messo il folico all'interno, impostato 5 minuti a turbo in automatico. Con il folico era congelato. Il vantaggio di Navigen qual è? Che voi potete impostarlo in qualsiasi momento della giornata. Quindi, che ne so, parto la mattina, prima di andare al lavoro. Imposto il tempo, ovvero imposto quando voglio che sia pronto, che so, le 7 di sera, le 8 di sera, quando tornate a cena, e lui me lo fa trovare per le 7 di sera. Quindi veramente da genio mi cambia la vita. Seco quick, come dicevamo, poi con 5 minuti, ma ci possiamo andare a fare uno spezzatino, un brodo, o spezzatino 8 minuti, brodo mezz'ora, ragù 25 mezz'ora. Risolto in 5 minuti e quindi veramente ci cambia la vita. Di qua cosa ho fatto? Ho scaldato a rondo fino a bistecca, perché i problemi di audio iniziali, ho scaldato a bistecca, una volta che era caldo ho buttato le nostre patate all'interno, li vado a girare. E loro si grigliano come se fossero su una piastra di ghisa. Il problema della piastra di ghisa è che se non ci metto l'olio si attacca, mentre qui sulla donna non si attacca nulla. E in più fa molto fumo odore in casa quando cuciniamo sulla ghisa o sull'elettrico. Mentre qui, come vedete, in poco tempo faremo le patate grigliate. Ecco, nel frattempo che finiscono le cotture, passiamo al piatto forte di questa sera. Il Salvatore. Francesco, sì. Francesco, vorrei sapere, le patate, è sempre acceso il Navigenio là sotto? Su uno? Temperatura media. Temperatura media. Allora, se avete a rondo grande, però dovete usare i fornelli, perché noi abbiamo, questa è una piastra di induzione, è una vecchia atmosfera che c'era prima, anni fa, però è come se fosse una piastra di induzione.
Mentre se avete ora la 32 dovete mettere sul fuoco, perché è l'unico pezzo MC che non va sulla Vigenio, da 32. Se mentre avete la rondo un po' più piccola, da 28, quello ci va tranquillamente, potete utilizzarlo. Quindi a temperatura 4, se avete la rondo da 28. Quindi passiamo alla cottura, al piatto forte che faremo questa sera. Esatto. Che è la nostra. Andiamo a presentare la nostra wok. Eccola qua, guardate che bella. Mi ci avvicino così la vediamo bene, guardate. Questa è la nostra wok, 36 centimetri. Pensate, un prodotto davvero eccezionale perché è davvero molto capiente, e ideale per tutti i tipi di cotture. Cosa andremo a fare oggi? Andiamo a fare dei tagliolini con delle verdure. Cosa faccio? Parto subito con la cottura. Ho tritato prima della cipolla che andrò a mettere all'interno. Imposto in automatico il mio navigenio e lo metto a bistecca, sul settore bistecca. Ecco qui, messo sul settore bistecca. Ah, che buco! Questo è distaccato, sai? Aspetta. Aspetta che c'è. Ah, questa è stupida. C'è la presa che non va. No, ma non si. Ecco qui, cosa? Ok. Prendiamo questo. Il bello della diretta. Ecco qua. Esatto. Ci impostiamo su bistecca. E facciamo fare la rosolatura. Ecco qua. Vedete tutti l'unità? Ecco. Perciò cosa andiamo a fare con questa? Abbiamo messo all'interno la cipolla. Quando arriverà a bistecca, ciò vuol dire che sono meno di 60 gradi, non ho messo olio. Aggiungerò un goccino d'olio più le verdure, in questo caso ho preparato dei piselli surgelati, eccoli qua, delle zucchine tritate, dei gamberi, ecco qui, e poi per ultimo abbiamo anche dei germogli di soia. Perfetto. Ok. Quindi cosa ci possiamo fare a questa wok? Allora, nella wok cosa si può fare? Io per esempio se devo fare 2,5 kg di cozze, riesco a farle benissimo nella mia wok. Se io voglio fare delle verdure, immaginando un coniglio alla cacciatora, del pollo, tutto quello che è voluminoso, perché come vedete abbiamo un coperchio a cupola, e riusciamo a fare davvero un po' di tutto. Ma non solo, se vogliamo fare, che ne so, la frittura, vogliamo andare a friggere, che ora è il periodo che si va a friggere per carnevale, le nostre belle frappole, possiamo andare ad avere un molto ampio come base e andiamo a friggere tutto. E possiamo fare i bomboloni, qualsiasi tipo di cottura. Ideale anche per dei sughi, per esempio il classico cacciucco genovese, le ligure con il pesce, perché essendo che è molto ampio possiamo fare un bel sugo grande. E la particolarità va sopra al nostro bellissimo navigenio, perché è molto bello da mettere a tavola, in mezzo ci andiamo a cucinare, abbiamo un prodotto davvero eccezionale. E cosa ci faresti tu, per esempio? Ma allora, io qua ci farei i gamberoni. Io vorrei fare che io vengo. Ah, eh sì.
gamberoni qua secondo me, e con questo coperchio cupola possiamo fare anche una cosa eccezionale, i gamberoni alzati. Ah sì? Esatto, perché li ho provati ultimamente, dobbiamo fare la crosta di mettiamo sale sotto, quindi sì, i gamberoni aperti, la crosta sopra di sale, sì, e se il fatto che possiamo cucinare con la vitella poi presentare anche il piatto col sale all'interno, quindi dobbiamo alzare, ci mettiamo tutti i gamberoni. Bellissimo. A ventaglio sopra, quindi se anche una bella cena di anche quattro persone. Non di più, perché in questi periodi lo facciamo piacere a sei non si vuole male. Ma anche in famiglia, se uno ha piacere una sera di mangiare, si può andare al ristorante, quando loro sono sale, li possiamo andare a fare. Quindi è una presentazione veramente eccezionale. La cosa bella di questa walk è che ci si può anche mostrare, perché, come dicevamo, ha anche la possibilità di rasolare a la vedo molto bene anche per gli umidi, tipo il cinghiale, esatto. Oppure l'umido, un bel coniglio anche qua ci sta, un coniglio della genovese, un coniglio della cacciatura, cioè, ci sono tutti culture molto... Anche il pesce, io per esempio se faccio all'interno, poi vedete che io farò le verdure, all'esterno si riesce, nella parete, siccome ha delle pareti molto ampie, riesco anche a arrostire tipo il salmone. Io faccio le verdure da un lato e da un lato posso arrostire, perché essendo che è molto ampia, riesco davvero a lavorare tantissimo sull'ampiezza del prodotto. Nel frattempo che aspetto, vado a battere due uova, perché alla fine li vado ad aggiungere. Uno. Ah, nel frattempo il cuore è già pronto. Ha suonato anche il cuore, è già pronto. Siamo già quasi addirittura da lì. Le patate anche sono ormai perfette. Ecco qua. Siamo già quasi a bistecca. Ci abbiamo il polipo. Sì, dai. Quindi, eccolo qua, guardate che spettacolo, ha fatto la sua acqua. Senza acqua l'abbiamo cucinato. Guardate il coperchio, devo farvi vedere che tante volte quando cuciniamo si sporca molto in casa, no? Guardate, abbiamo fatto solo un po' di vapore acqua, quindi veramente eccezionale. Guardate il polipo, come è rimasto? Eccezionale, bellissimo. Allora, è arrivata a temperatura bistecca, andiamo a spegnere il navigenio, apriamo il nostro coperchio, prendiamo un goccino. Cucino di olio e cominciamo la nostra rosolatura. Le zucchine, andiamo a mettere i germogli di soia, i piselli. Ecco, quello che vi dicevo poco fa è questo. La parete, essendo che le pareti sono molto ampie, riesco benissimo ad arrostire. Sentite bene? Allora, se parli tu di fianco a lui, si sente male. Lui si sente meglio. Guardate un po' come arrostisce. Ok. Ecco fatto. Andiamo a mettere un po' della nostra spezia, davvero eccezionale ed esotica. Un po' di salsa di soia, facciamo sfumare la salsa di soia, prendiamo i nostri. Mettiamo, ecco, a questo punto aggiungiamo dell'acqua. Allora, io sto mettendo 400 grammi di pasta. Andrò a mettere 4 bicchieri d'acqua, che sono circa mezzo litro.
chiudo. E imposto di nuovo in automatico, ecco qui, a carota. Per quale motivo? Perché io vado a scaldare l'acqua e poi vado a mettere la mia pasta. Ho preparato, come avete visto, ho preparato due uova, i tagliolini. Che cosa dovrò fare? Appena arriva la carota, che passa circa un minuto e mezzo circa, aprirò e andrò a fare saltare direttamente la pasta, perché la pasta, questa qua, ha bisogno di un minuto di cottura, la pasta fresca d'uovo, che andiamo a fare normalmente. La wok è davvero eccezionale perché davvero riusciamo... Ecco, se non lo metto, non l'avevo acceso. Ecco qua. La wok io la uso davvero per tanti tipi di cottura, perché posso benissimo, come abbiamo visto, anche arrostire il pesce e fare le verdure, una bella zuppa di verdure, e, delle verdure saltate, andiamo a cucinare del riso. Ecco, io per esempio ci faccio una bella paella che non tiro di riso. La paella vado a fare sempre le mie, vado a scottare tutti gli alimenti, e poi aggiungo il riso, il doppio d'acqua, 10-12 minuti, 10-12 minuti e il riso è pronto. E vai a fare una paella davvero eccezionale. Avete qualche domanda sul wok? Tutto chiaro. Tutto chiaro. Come va lì? Come procede? Ho tagliato un po', adesso sto utilizzando l'impiattamento, e la patata sono pronte, come potete vedere. Che buon odore. Esatto, intanto vi anticipiamo, il prossimo corso cucina sarà giovedì 28. E che andremo a cucinare qualcosa? Allora, come cottura faremo il brodo in 20 minuti circa. Bello. Poi le ricette le sceglieranno i nostri clienti. Quindi tutti coloro che sono inseriti o verranno inseriti nel gruppo nostro che abbiamo di WhatsApp di cucina potranno richiedere che tipo di cottura scegliere. La più richiesta verrà fatta. Due più richieste. Perché facciamo tre cotture, giusto? Ah. Uno facciamo il brodo e due le scelgo. Allora due. Ok, perfetto. Dai, facciamo scegliere due, così che sempre più potete vedere le cotture che vi piacciono. Ci sarà poi, vediamo, i premi. Esatto. Perché abbiamo deciso che se ognuno di voi che porta due persone a ingrandire, vedere i nostri corsi di cucina, ricevono un regalo promo limitato. Ok, quando passeremo vi diremo. Okay? Sì, perché ora l'azienda ci ha mandato questo regalo proprio per questi clienti che è VIP, diciamo, perché sappiate che siete in una cerchia abbastanza ristretta, perché abbiamo scelto 5-6 clienti ogni consulente, perché sennò non potevamo più di tanto. Già se oggi siamo una quarantina su 1000. Esatto, quindi più di 1000. Abbiamo scelto quelli un po' più dai. Allora, ci siamo quasi, iniziamo con l'impiattamento. Esatto. Allora, mettiamo un po' di sì, le patate. Sì, allora, mettiamo una bella patatina qua. Così nel frattempo... Notate che croccantezza che hanno queste patate, vi posso assicurare anche un bel profumo. Esatto. Dopo vi dico anche se sono buone, perché le mangeremo noi. Invece di andare al ristorante stasera, mangiamo il pesce in ufficio. Ma la cosa bella, ecco, quello che volevo dire,
approfittandone, perché in questi giorni non si può andare al ristorante, cosa possiamo fare? Chiamare un consulente AMC che vi fa la cuoca a domicilio e non lo dovete nemmeno pagare. E ricevete anche un regalo, quindi meglio di così. Ecco, guardate che bellino, mettiamo un po' di prezzemolo. Ecco i guanti e il prezzemolo, ragazzi. Facciamo il giochino della... Questi guanti si attacca tutto. Perfetto. Poi vi mandiamo la foto, eh? Chi ha partecipato vi mandiamo la foto. Adesso mandiamo gli spaghetti. Lo accompagniamo con un po' di senape particolare fatta in casa. Ecco, siamo arrivati a tempo. Pronto. Siamo arrivati a carota, spegniamo il nostro audio per il navigio e andiamo a mettere i nostri tagliolini. Io lo voglio qua perché questo lo dico, però. Andiamo a mettere i nostri tagliolini. Accendo il navigio a 6, così scaldiamo un pochettino e andiamo a tirare la nostra pasta. Stasera mi hai fatto una cena. Hai visto? Hai visto? Ecco qua. Poi andiamo a chiudere, la mescoliamo per benino. Andiamo a chiudere il coperchio e mettiamo un minuto di cottura a carota. Ok. Un minuto di cottura, perché è quello che vuole questa pasta. Uno. A carota. Sempre in automatico. Perfetto. Cioè, quindi mi stai dicendo che cuciniamo questa pasta in un minuto? Esatto, il tempo sono più le verdure che andiamo a rosolare, a dare un po' di sapore, poi la pasta la mettiamo su e in un minuto andiamo a fare la nostra cottura. Quando andremo a aprire la nostra, il nostro coperchio della wok, andiamo a mettere il nostro, mettiamo un po' di uovo nella parete, perciò andiamo a fare tipo una frittatina e poi andiamo a mescolarla insieme. Quindi questo è un po' un piatto anche orientale, no? Esatto, sì, diciamo che è quasi un riso alla cantonese, ma non è un riso. Sono dei tagliolini emiliani, perché non è che se ne sia. Però un tagliolino all'uovo li mangiamo anche noi questa sera. Tagliolino con pesce, esatto, ma immagina di mettere dei calamari, mettere dei gambi, ho messo dei gambi. Ma puoi mettere anche dei calamari, nulla toglie che tagliamo un po' e poi lo dobbiamo mettere in mezzo. Ho delle cozze, delle vongole. E prendo un bel vaso, perché ne so, 2,5 kg di cozze qui dentro, vanno benissimo. Li porto a carota, 2 minuti e sono pronte le vongole. Ma io farei un regalo allora. Glielo facciamo un regalo? Sì, dato che sono i clienti più affezionati, la mettiamo fino a domenica con lo sconto oltre il 50%. Ulla beppa! Dai, lo facciamo. Poi se vi va di sapere un po' quanto viene questa novità che stiamo iniziando a utilizzare sempre più, i prossimi giorni lo chiedete ai vostri consulenti. Esatto. Solo perché ha partecipato a questo corso. Esatto. Ma per tutti i clienti che hanno partecipato non c'è un pensiero. Sì, quello l'avevamo già detto, per chi ha partecipato a questo primo corso vi porteremo l'omaggio della serata, che potrete scegliere, fare diversi regali, quindi quando passiamo scegliete voi quello che vi piace. Io ho anche un fuori programma. Un fuori programma, non era preparata. Allora, qui dentro ci vanno 4 persone. 5, 6, nel senso oltre, 4 più 2. Ah, sì. Possiamo ospitare 4 persone.
se i quattro che vogliono mettersi, che si fanno, si fanno avanti, si fanno avanti, possono venire qui per assaggiare. Esatto, assaggiare. Allora, la ricetta, quattro persone. Le ricette che ricevono più like, esatto, quattro vengono qui a cucinare. Quindi avrete il privilegio di essere con noi in diretta a vederle. Bene, mi piace. Ti piace? Fuori il programma così. Ah, è già cotta. Andiamo. Grazie. Ecco qui. Allora, quello che vi volevo dire prima, guardate un po', abbiamo la nostra parete, che è questa. Andiamo a fare una tipo la struttura e poi andiamo a mescolare il tutto. Andiamo ad aggiungere un altro po' di salsa di soia se vogliamo, poi lì l'assaggiamo, va a gusti. Che bello, cioè fanno un profumo. Sto facendo anche i fumi. Guarda che buono. Spettacolare questo piatto. Ed è semplice. Ecco, la cosa importante davvero, ragazzi, è semplice, perché l'andiamo a fare in pochi minuti con delle verdure, invece di fare le solite cotture che si vanno a fare a casa, eccolo qua. Una bella idea, una bella idea. Sì. Non sappiamo mai, no, arriva il marito, arriva il figlio, non sappiamo mai cucinare, non abbiamo più idea, dopo tanti anni magari. Questa può essere veramente un'unità che mettiamo, esportiamo una sola. Solo una, perché non andiamo a usare altro. Ecco. Quando facciamo la pasta, di solito portiamo almeno due. Esatto. Ok, direi di impiattare. Sì. Siamo pronti. Ok. Andiamo a prendere la nostra bella bacchetta. Sì. Ecco qua. Poi mettiamo un bel gamberetto. Poi uno qui. Qualche pisello. Andiamo sul telefono quello là. Sì, allora se volete andare nell'altro telefono, così avete. Com'è? Vi piace? Francesco, vai sull'altra telecamera perché qui non si vede, ecco. Eccola lì! Vogliete l'alzo? Questa va? Oh, molto bello, molto bello, mi piace. Aspetta, mettilo su. Aspetta che ve lo mettiamo sul tavolo, eh. Stacca. Peccato non si possano sentire i profumi. Vi sapremo dire. Poi vi mandiamo la foto, eh? Com'è? Bellissimo. Io l'assaggio. Bello, bravo Franz, bravo Salvo. Beato. Grazie. Te. Io l'assaggio, buon appetito, buona cena. Ho fame. Grazie, ciao allora. Allora, volevamo, prima che uscite un attimo, un secondino, volevamo ringraziarvi innanzitutto da parte nostra. E i prossimi giorni vi manderemo le ricette, passeremo, vi porteremo un regalo per chi è stato ospite. Spero che vi sia piaciuto. Vi aspettiamo al prossimo di giovedì. Spero che possa essere stato utile. Esatto. Okay. Esatto. E direi di invitare anche altri, esatto. Così piano piano iniziamo a allargare. Ricordatevi, per quattro persone ci sarà la possibilità di essere qui con noi in diretta a vedere ed assaggiare. Sapete cosa ci hanno detto? Che hanno iniziato questo giochino giù nel sud, in campagna, e hanno fatto una idea a 180 persone.
Io ho detto, ma noi appena iniziamo, 180 li facciamo dopo 2 mesi. Oh, mi raccomando, non mi fate fare brutta figura. Esatto, aiutateci, mi raccomando, che vogliamo superarli. Bene, grazie di cuore, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.